Fino al XII secolo, il territorio della Versilia consisteva in un vasto specchio d'acqua formato da lagune e stagni paludini. Dal secondo secolo i fiumi cominciarono a portare un ingente quantitativo di materiale detritico, che produsse lungo tutta la spiaggia del litorale un ampio avanzamento della linea di costa verso il mare. Le prime notizie storiche si hanno rispetto all'anno 1170. Accampato presso l'attuale cavalcavia di Viareggio, un esercito di lucchesi veniva sconfitto e cacciato dai pisani, i quali si impadronirono del castello che vi sorgeva. La disputa per il controllo del territorio durò fino a molti anni più tardi e il castello venne conteso tra i due eserciti per oltre 3 secoli e mezzo, fino a quando Pisa non fu totalmente sottomessa a Firenze. La Repubblica di Lucca volse l'occhio sulla regione costiera come via principale del trasporto delle merci e decise di comprare la selva con tutto il territorio annesso. L'abbassamento e il consolidamento del canale della Burlamacca favorirono lo sbocco sul mare e l'ingresso alle imbarcazioni. La borgata circostante vide così venire alla luce le prime costruzioni in muratura, mentre il castello incominciò il suo inesorabile declino. Intorno alla nuova torre inizierà a sorgere il futuro centro abitato di Viareggio. Nel 1700, con il concludersi della bonifica e la vittoria sulla malaria, un prosperare di palazzetti e lussuosi ricevimenti cominciarono ad accompagnare la vita costiera. Il piccolo borgo venne elevato al rango di città nel XIX secolo da Maria Luisa di Borbone, che, accortasi della bellezza del luogo, si adoperò per l'esproprio della macchia appena più a sud. Dalla sua splendida tenuta, eretta nella pineta di Levante, fece tracciare un bel viale con dei tigli che consentisse di raggiungere in carrozza il centro della città. L'iniziale splendore si arrestò e Viareggio divenne ben presto cittadina di villeggiatura. Le costruzioni dell'inizio del Novecento hanno reso Viareggio una città dall'inconfondibile stile Liberty, affiancata dal suo splendido giardino, la Macchia Lucchese. Affiancata ad ovest dal mare, protetta dai venti freddi del nord e dalle Alpi Apuane, questa giovane piana si estende su un'area di circa 1.000 ettari. La particolare ubicazione della riserva naturale della Licciona e la sua vicinanza al mare ne caratterizzano la biodiversità. L'espansione vegetativa ricalca i canoni caratteristici della costa toscana. Le specie xerofite e alofite, adatte alla sabbia, ai climi aridi e all'aggressione del sale,
colonizzano per prime le dune. Le loro foglie si mantengono idratate sotto le forti insolazioni grazie alla spessa cuticola. Queste specie trattengono la sabbia aumentando la persistenza del materiale organico. Più resistente al calpestio, l'elicriso, un tempo usato per confezionare i cuscinetti odorosi, inonda l'aria col profumo che un tempo accompagnava le culle dei neonati viareggini. Grazie a queste specie pioniere, l'austera sabbia diviene così abitabile dalle forme di vita che vi crescono. L'esoscheletro chitinoso, corazza di questi organismi invertebrati non marini, è un'efficace risposta a questo clima ostile, che richiede protezione contro la disidratazione. Le loro tracce saranno facilmente visibili per breve tempo, sino a che la sabbia non sarà nuovamente spostata. Fuggendo dall'irradiazione della cocente sabbia, a riparo contro la perdita d'acqua, le chiocciole pisane, esclusivi abitanti di queste coste tirreniche, si arrampicano sui fusti delle piante più prossime. Un'interessante origine è quella della verga d'oro delle sabbie. Durante l'ultima glaciazione, con la sua fuga dalle montagne, ha seguito l'abbassarsi dei piani della vegetazione. La sua presenza testimonia del cambiamento che contraddistingue ogni era geologica. Altra specie molto studiata per le sue capacità adattive è il fiordaliso grigio. Queste zone sono i posti ideali per la ricerca di cibo da parte degli uccelli e per il riposo delle specie pescatrici. Thank you.
Il riparo offerto dalle dune insieme con gli arbusti pionieri assicura una fitocenosi di maggiore ricchezza, ben rappresentata dai pratelli e dalla florula retrodunale. Qui le varietà di specie riescono a svilupparsi maggiormente che non nei pressi del bagnasciuga. La convivenza con le specie da clima arido splende dopo le piogge di marzo. La prima barriera contro l'incalzare del vento è affidata ai ginepri, ai corbezzoli e all'infittirsi dei primi pini marittimi. In certe lame retrodunali affiora la falda, portando in superficie acqua dolce o lievemente salata. Qui alcune piante rare sono facilmente avvistabili. Liane di periploca greca si arrampicano su frassini ontani neri, formando affascinanti paesaggi da età ternaria. L'esistenza di questi habitat rivela la preziosità di tali microclimi. Il rilevante numero di funghi simbionti sotterranei ha reso condivisibili queste nicchie ecologiche a numerose specie vegetali, altrimenti troppo delicate. Un'altra comunità vive in queste depressioni, le testuggini. La lenta locomozione le rende facilmente prelevabili dall'uomo, che le ha rese specie a rischio. Più abili nel nascondersi e nel fuggire, altri rettili sanno meglio sopravvivere tra bosco e mare. La pineta a pino domestico, cara ai verigini, col morire delle piante più anziane sta pian piano lasciando posto ai rimboschimenti di leccio. Fedelmente all'antica formazione, il bosco mesofilo si arricchisce di carpini bianchi e rari olmi campestri, decimati in giovane età dalla grafiosi.
un fitto sottobosco diviene esemplare raccolta di colori stagionali. Tra l'ordito di questi rami vivono i caratteristici abitanti della macchia. Verso ottobre, presso queste pinete litoranee, il colombaccio raggiunge i suoi simili e sverna con gli individui stanziali. Il suo rumoroso e profondo tubare si sente in tutta la foresta. Il picchio verde si nutre principalmente di formiche, di cui insedia i formicai. Percepisce la presenza di insetti, saggiando il sapore della corteccia degli alberi, in cui è in grado di praticare fori profondi 50-70 mm. La perforazione gli è utile come mezzo per affilare il becco, oppure come dimostrazione della sua presenza nel territorio. Le cavità abbandonate dal picchio verde vengono di tanto in tanto sfruttate dall'upupa come nido per i suoi piccoli. Mentre si gode il sole, mostra la sua bandatura bianca e nera, più appariscente durante il suo volo a farfalla. Poco più grande di un merlo, è inconfondibile. Il suo becco più lungo della testa e ricurvo è usato per cercare un po' dovunque insetti, bruchi o coleotteri, di cui scarta con abilità gli esoscheletri. Il dispiegarsi del ciuffo esprime irrequietezza o eccitazione.
Durante la riproduzione si può udire il suo up 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 nuziale. Più a sud, nei pressi della foresta della riserva naturale della Guidicciona, sopravvive una farnia secolare. Le altre querce antiche, più vicine al mare, hanno lasciato la tenuta. Le loro radici sono affondate nell'acqua salsa, che ha preso il posto di quella dolce e munta dai pozzi. Un giorno sono crollate a terra sotto l'azione del vigoroso liveccio, offrendo le loro fenditure come dimora agli animali a cui piace il riparo dei tronchi. Fra le trame arbustive, numerosi animali sono liberi di trovare il posto più adatto per le loro esigenze. In un così fitto sottobosco trova nascondiglio anche qualche spinoso mammifero. La ghiandaia si allontana raramente dagli alberi, saltando di ramo in ramo. Ha l'abitudine di raccogliere nella cavità orale dalle 6 alle 9 ghiande, per cibarsene in seguito in luoghi più appartati. Nasconde solitamente il suo cibo nelle spaccature degli alberi, sotto le foglie o nel terreno, contribuendo, grazie ai frutti dimenticati, all'inseminazione. Un terreno di questo tipo risulta consono anche alle specie esotiche, quali gli sparsi cipressi calvi del Nord America. La persistenza di questi acquitrini rende assidua e costante la frequentazione delle lame da parte di numerosi anatidi.
Abile anche sulla terraferma, lo smergo si getta in queste acque con la massima agilità. La sua presenza nelle lame e margini della foresta può essere indice di acque appena salmastre. La presenza della marsaiola nell'area mediterranea non fa eccezione per queste coste. Inoltre, la chiusura della caccia primaverile ne ha aumentato il numero degli avvistamenti. Rimane comunque una fortuna poterla vedere tra queste lame, di cui non ama l'acqua salsa. Spingendosi in acque più interne e appartate, al riparo della cannella di palude, durante la riproduzione si insedia la folaga. Con un insistente richiamo, il genitore avvicina i nidiacei per nutrirli di germogli, piante acquatiche e altri vegetali. Molluschi, larve e vermi possono di tanto in tanto completarne la dieta. Per 4 o 5 settimane avranno vita facile, grazie alle cure di questi genitori provetti e a questo fondale ricco di nutrimento. La presenza di vialetti e percorsi attrezzati rende le riserve naturali facilmente raggiungibili da chi voglia seguire gli itinerari consigliati verso l'infittirsi della foresta. La presenza degli uccelli abbellisce e rinvivisce la già vitale selva. Uccello dalle abitudini particolari è lo scricciolo, la cui territorialità si dimostra nei bisticci con i simili al confine delle sue 100 aree. Solo il freddo lo spinge a riunirsi in gruppo dentro cavità per superare l'inverno, che se particolarmente rigido può sterminare un'intera popolazione. Si può avvistare il saltimpalo lungo tutte le coste mediterranee fino alla savana nordafricana. Difficilmente rinvenibile nelle aree aperte, lo zigolo nero si affianca agli individui della sua e di altre specie con cui riesce a condividere gli spazi. Durante la riproduzione si può avvistare facilmente il gruccione. Necessita di un posatoio per poter ispezionare, appollaiato, il territorio circostante alla ricerca delle prede.
Lo zittirsi della foresta planiziale annuncia un imminente temporale. L'insediamento umano si sviluppa progressivamente allontanandosi verso est, avvicinandoci ad atmosfere rurali caratteristiche del 1800. Improvvisamente a sud troviamo Marina di Torre del Lago. Verso nord invece Marina di Levante, lasciandoci alle spalle l'ultimo territorio protetto dal piano del parco. L'inserimento di questo tratto di costa nelle zone a protezione speciale ha frenato lo sviluppo di situazioni ecologicamente disturbanti, quali l'urbanizzazione turistica ed industriale. Un giacimento nettarifero per la produzione del miele biologico da spiaggia e lo sviluppo di un centro ippico per le cure salso-iodiche sono due delle attività economiche realizzate in questo ambiente. Numerosi sforzi sono tuttora necessari per il mantenimento di questo paradiso, che avvalora la costa e nutre di salute i suoi abitanti.